Incontro diretto al Barbetti di Gubbio, sesta contro quinta, ma il Pescara uscirà con le ossa rotte. Le scelte di Zeman, tre novità rispetto al match con il Pineto. Pierno per Floriani, a metà campo De Marco e Meazzi è la prima titolare. Davanti Merola, Cuppone e Capone. Gubbio privo di Di Massimo e Bernardotto in difesa. Pirrello preferito a Signorini. Davanti esordio per l'ex De Sogus, che affianca Udo tra le linee Spina. La prima conclusione proprio del Pescara con Milani, che evita l'intervento di Mercati. Il suo destro insidioso non si fa sorprendere il portiere greco. Poi Mercati dentro per Spina, che entra in contatto con Plizzari. Le proteste del servo difensore biancazzurro. L'impressione è che Spina vada a cercare il contatto con Plizzari. L'arbitro irremovibile indica il dischetto, ammonisce Plizzari, che però poi compirà la prodezza sul calcio di rigore battuto da De Sogus. Intuisce, sventa del servo difensore biancazzurro. Siamo al 28esimo minuto, sembra una serata maledetta per l'ex De Sogus, sarà uno dei grandi protagonisti. 0-0, dunque Plizzari neutralizza il rigore calciato da Jacopo De Sogus. Lo scorso anno due gol con la maglia del Pescara, arrivato in prestito al Gubbio dal Cagliari. Quindi Bumbu, che il break, la palla sporcata da Meazzi, Corsini, il diagonale chirurgico, Corsinelli scusate, il diagonale chirurgico, nulla da fare per Plizzari. Rivediamo l'azione, non la vediamo tutta, però insomma c'è stato un pallone recuperato da Bumbu, grande fisicità, pallone sporcato di quel tanto che basta proprio da Meazzi per servire, un assist involontario, Corsinelli, gran destro incrociato, nulla da fare per Plizzari, 1-0, Gubbio, primo gol per il terzino destro, poi ancora il Gubbio, palla persa malamente da Merola, ci prova Udo, deviazione, sfera che sfiora la traversa, e poi sugli sviluppi del calcio d'angolo il colpo di testa di Tozzuolo, altro brivido, il Pescara non reagirà più, ci sarà il crollo nel corso della ripresa, questo è il secondo gol, insomma evitabilissimo, non è possibile prendere un gol del genere su calcio di punizione battuto da Mercati. Pierno si eclissa, sbaglia a nostro avviso anche Plizzari che lascia la porta, e poi con un tocco morbido De Sogus, primo gol con la maglia del Gubbio, riscatta l'errore dal dischetto, 2-0 per la squadra di Braglia. Rivediamo tutto di controbalzo, il pallonetto in fila appunto l'estremo difensore del Pescara Plizzari. 49esimo, ancora Spina che effettua questo traversone, colpisce male, il pallone viene bloccato senza problemi da Plizzari, non c'è reazione da parte dei biancazzurri, ci sono diverse sostituzioni, quindi De Sogus salta nettamente Pierno e il suo esterno, un assist pregevole per Udo. 3-0 Gubbio, questo è l'ottavo gol in campionato per il numero 11 del Gubbio, l'italo nigeriano ex Olbia, ex Cesena, ma guardate l'azione di De Sogus che salta, lascia sul posto Pierno e poi d'esterno un pallone bellissimo, un assist davvero di altissimo profilo tecnico, e prontissimo poi Udo a bruciare tutti e a siglare il terzo gol. Sugli sviluppi di questo calcio d'angolo svetta Tozzuolo, riesce solo a deviare il pallone Plizzari, 4-0 al 67esimo minuto su corner calciato da Mercati, a nostro avviso il migliore in campo, anzi era Casolari, però per noi Mercati, maglia numero 5, è stato sicuramente il migliore del Gubbio. Lo stacco aereo di Tozzuolo, classe 2002, ex Montevarchi, primo gol con la maglia del Gubbio. Siamo al 93esimo, c'è questo calcio d'angolo, entra anche Sasanelli che farà il suo debutto, classe 2004, proveniente dall'Andria. Finisce 4-0 per il Gubbio, sconfitta pesantissima, Pescara evidentemente ridimensionato. A Gubbio, allo stadio Barbetti, Gubbio 4, Pescara 0.